Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Questa ve la devo raccontare, infatti è un video che non ha a che vedere con qualche costruzione, con qualche mio impianto, qualcosa del genere, ma volevo così farvi due chiacchiere per raccontarvi una cosa che è singolare secondo me. Sapete che io accetto sporadicamente o comunque quando sono proposte bene delle sponsorizzazioni, delle collaborazioni, no? E spesse volte sulle mail arrivano diverse mail. In quest'ultimo weekend ne sono arrivate 3 o 4 che poi ho vagliato, guardato e niente, praticamente questo anche può servire questo video principalmente, non credo ai miei follower, ma magari ad altri youtuber che guardano questa cosa. Cosa è successo? Il titolo dice chiaro, non ci sono cascato ovviamente. Hanno delle tecniche veramente bestiali questi hacker, queste persone che non so, in qualche modo cercano di hackerarti il canale o di attirarti in qualche tranello, perché ti arrivano delle mail con delle richieste anche interessanti, tipo, non lo nego, c'era Canon, c'era un nome tipo Xiaomi, quello dei telefoni, dei cellulari, e quindi ho detto, vabbè, perché no? E tra cui anche una di un microfono bello, un bel microfono, ho detto, vabbè, se devo iniziare a fare dei podcast, delle cose interessanti, tipo degli audio racconti, potrebbe servirmi un bel microfono, no? E ancora ho risposto praticamente, sì, va bene, sì, sono interessato. Poi ti ricontattano, no? Allora, quello del microfono praticamente, vabbè, tolto che dovevano darti questo microfono loro, per il resto c'erano altre cose da pagare, tipo spedizioni, cose del genere, spese, le spese da sostenere. E allora molto, molto allegramente gli ho risposto, scusi, ma da quando io devo pagare io per andare a lavorare? Fammi capire, cioè se è un lavoro mi proponi un prodotto, io te lo faccio vedere, lo mostro anche ai miei follower, dirò che sto registrando questi video con questo nuovo microfono, finito così, no? Va bene, grazie, arrivederci, e li ho liquidati con una risata di questo tipo. Quello del telefono è stato ancora più forte perché sono talmente bravi, questi bravi, tra virgolette, questi lestofanti, che vanno a vedere probabilmente anche chi è veramente il responsabile commerciale, il direttore commerciale di marketing di quel marchio. Si firmano con quel nome. Cosa succede? Tu vai a fare una ricerca, questa persona esiste davvero, è veramente il responsabile commerciale piuttosto che capo area della zona Europa, piuttosto che quello che si inventano al momento. Corrisponde, c'è tanto di fotografia, c'è tanto di descrizioni personali, quindi in qualche modo sei più sicuro, tranquillo, no? Tranquillo, pensano loro, io invece non sono tranquillo a prescindere. E quindi cosa fanno? Poi gli rispondi ovviamente, e poi ti rimandano anche a me, ecco sì, c'è un piacere che tu sei interessato a questa collaborazione, ti diamo una lista di cose, il contratto qua e là. Dovrai cliccare su tutti i vari link per aprire i moduli e quello che è. Ed è lì il vero trucco, perché nel momento in cui tu vai a cliccare sui link che loro ti allegano, poi dopo succede il patatrac. Premesso che il mio canale c'ha autenticazione a due fattori, quindi se non c'ho in mano altro telefono dove mi arriva la conferma, non almeno gli hacker, quelli bravi, sono capaci in ogni caso, non è che voglio dire che non siano in condizioni di hackerarti un canale o di fare danni. Però sta anche a noi cercare di proteggerci da questi lestofanti. Quindi cosa succede? Io a un certo punto, a di default, quelle lì, la Schweppes, cioè, piuttosto che la Coca-Cola, si inventano tutti questi marchi assurdi, che sono anche marchi interessanti magari, no? Sotto certi aspetti, ti allettano per andare a vedere, appunto, per andare a cliccare, a vedere, a chiedere, a rispondere, come ho fatto io, perché l'ho fatto tranquillamente, sapevo già che poi a un certo punto tagliavo, tra altre cose poi l'ho segnalato come ban, no? Come spam, quindi a un certo punto, per esempio un'altra cosa che è successa ultimamente, fate attenzione anche voi se vi capita, sui banner di YouTube scorreva uno spot che vendevano per esempio a prezzi anche ragionevoli, comunque non stracciati, degli accessori, degli elettroutensili della Parkside. Sembrava sito ufficiale Parkside addirittura, con tutto quanto, listini, cose. Poi vai a vedere l'indirizzo di questo sito, lo digiti su internet, cerchi su Trustpilot a vedere magari le recensioni, cosa, salta fuori che è un sito truffa. E anche questo l'ho segnalato, e ieri, non l'altro ieri, mi ha risposto Google appunto dicendo ok, grazie, abbiamo verificato, in effetti si trattava di una
di un sito che poi è stato rimosso perché era ingannevole, quindi era comunque una truffa. Quindi un consiglio che posso darvi, così come faccio anch'io, se vi può interessare a saperlo, andate a vedere chi ha scritto e come, da dove arriva questo messaggio, da dove arriva questo annuncio, e possibilmente segnaliamoli, perché aiutiamo in questo caso il motore di ricerca, l'algoritmo, quello che è, la persona che sarà preposta a fare questo controllo, a bannare sempre di più questi delinquenti che cercano di fregarci i soldi, no? Nel mio caso non so se cliccare cosa poteva succedere, è successo a persone che hanno accettato delle sponsorizzazioni interessanti, questi addirittura sparavano grosso, $5,000, cioè permesso che a me non mi attiri con i soldi in quel modo, cioè assolutamente. Pensate che ho scartato anche la sponsorizzazione di un noto marchio cinese che vende online proprio perché c'erano dei passaggi che a me non mi convincevano. No, tu non hai accesso alle mie statistiche, alle mie cose, vuoi sapere qualcosa? Te lo dico io, dimmi cosa vuoi sapere, la cosa demografica di chi sono i miei follower, di chi, non chi sono, di che fascia di età hanno, queste cose si vedono, no? Non si vedono le cose personali vostre, però si vedono effettivamente alcune cose, no? Tipo la regione a livello di nazione, no? Quanti italiani piuttosto che quanti uomini, quante donne, queste cose dalle statistiche si vincono. E questi volevano avere accesso, ma da quando ti posso dare accesso al mio canale per andare a vedere le mie cose? Me le chiedi, te vuoi te sapere, te le dico io, se no facciamo una finita così, è stata una bella chiacchierata, pace, grazie, e avanti il prossimo. Ecco, questo era il video di oggi, perché effettivamente siamo in questa dualità continua, dove il bene e il male ci sono, dove c'è sempre la luce, c'è sempre l'ombra, dove c'è il buono e il cattivo, e a questo punto tanto vale comunque a sviluppare questa capacità di discernimento, cercare di capire chi abbiamo di fronte, se l'abbiamo di fronte o chi abbiamo dall'altra parte, che adesso con queste tecnologie è molto più facile cadere in certi inganni, in certi tranelli, perché tu non hai la persona davanti, quindi non riesci a percepire se poi questo è uno che ti sta prendendo per i fondelli o meno, o se vuole truffarti o meno. Ecco, con la tecnologia di mezzo, questa cosa meravigliosa che io uso per comunicare con voi, per parlare, tutto è bella, però ha tolto questa parte di rapporto umano laddove è importante avere comunque contatto con le persone, guardarsi negli occhi, no? Quindi io vi dico, va bene, ben venga la tecnologia, ben venga tutta questa cosa che noi usiamo tutti i giorni per comprare cose piuttosto che, però effettivamente facciamo attenzione, perché dietro in questo marasma ci sono anche questi delinquenti che spacciano di tutto, vendono di tutto, spesse volte mi capita di bannarli sul canale Telegram perché propongono cose assurde, vengono fuori di quei siti scandalosi anche, per cui ecco, facciamo attenzione. A me ovviamente no, questa volta, non ovviamente, perché potrà anche capitare, per non dire se sono più furbi, però questa volta non me l'hanno fatta, no? Perché li ho fatti un po' chiacchierare con 4 mail e poi alla fine gli ho dato ben servito, li ho anche segnalati come spam. Facciamo anche così se riusciamo, perché effettivamente non ha senso continuare ad alimentare questi delinquenti nell'idea di a me mi prendono in questo modo proponendomi una sponsorizzazione. Magari voi a casa vi arrivano mail o sms strani dove cliccando magari si attiva qualche virus, qualcosa all'interno del telefonino, piuttosto che facciamo attenzione perché è importante. Detto questo, penso sia un video brevissimo, non vi racconto nient'altro che non sia i programmi, al momento non ne ho ancora fatti, di nuovi lavori che poi andremo a vedere, continueremo la serie dei nostri impianti fotovoltaici off-grid e finiremo questa serie qua su questo canale e poi inventeremo qualcos'altro, insomma. Io vi saluto, vi ringrazio, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi è successo, se magari in qualche modo anche voi avete scampata, attenzione anche ai miei amici e colleghi youtuber, che ci sono appunto questi pericoli, li mettiamo in guardia in questo modo. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video, quindi ciao a tutti, grazie.